È concluso il primo weekend della festa del fungo a Serra San Bruno con grande soddisfazione da parte degli organizzatori della Prologo e del sindaco. L'evento ha attirato numerosi visitatori, attratti non solo dai prelibati funghi locali, ma anche dalle attività culturali e di intrattenimento allestiti per l'occasione. I visitatori hanno gustato piatti tipici, partecipato a laboratori e assistere a spettacoli dal vivo, contribuendo così a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente. Gli organizzatori si dichiarano entusiasmi del risultato ottenuto e già stanno pensando al prossimo weekend, per promuovere le tradizioni culinarie e culturali del territorio. Noi crediamo molto in questo modello di sviluppo che combini il prodotto territorio con i prodotti del territorio e credo che questo sia il momento della Calabria. C'è una scoperta verso un turismo che non sia quello balneare, ma un turismo delle aree interne, lento, sostenibile, con tanti punti di forza di una regione incredibile e straordinaria come la nostra, che è tutta da scoprire anche da noi calabresi. E poi unire una buona cucina, buoni prodotti agricoli, agroalimentari, che stanno facendo furore un po' dappertutto nelle azioni di promozione che stiamo conducendo, segno evidente di una riconoscibilità ormai di un brand, quello Calabria, che non è mai stato un brand molto forte, che invece in questi anni, anche con l'incessante azione di promozione che la regione sta conducendo, comincia a fare capolino anche sui mercati internazionali. I numeri dell'export ci dicono che l'export è molto in crescita per la nostra regione, siamo la prima regione in termini di crescita, certo molto lavoro va ancora fatto, però penso che bisogna insistere e soprattutto creare un clima di orgoglio e consapevolezza. Beh, noi siamo dappertutto come calabresi, dappertutto diamo il massimo, dobbiamo dare il massimo anche in Calabria, lo dobbiamo fare perché questa terra merita rispetto e questa terra merita di avere cittadini rappresentanti che siano orgogliosi di essa. E poi dobbiamo avere un'unica ambizione, che è l'ambizione della qualità. Dappertutto c'è spazio per la Calabria. Assolutamente sì, è una vera e propria festa, non una sagra, perché partecipano i ristoranti, partecipano tutte le associazioni del territorio, tutte le aziende anche che quotidianamente portano avanti anche il tessuto sociale di Serra San Bruno e dei comuni limitrofi, ma vuole essere un punto di riferimento regionale, lo è ormai da alcuni anni, quest'anno abbiamo alzato anche il livello per quanto riguarda la convegnistica, insomma un appuntamento attesissimo che per 2 settimane sicuramente porterà anche tantissimi visitatori pronti a scoprire le bellezze di Serra San Bruno. Sta arrivando con questi voli il mondo qui in Calabria, ecco, Serra San Bruno ha visto qualcosa, ecco, di questi turisti? Assolutamente, noi quest'anno abbiamo avuto veramente un boom durante l'estate, nei mesi estivi, anche perché Serra è una meta che offre tantissimo a chi sceglie anche il mare, perché basta pensare che dallo Ionio in 25 minuti, mezz'ora si arriva comodamente a scoprire poi il fresco della montagna. Quindi abbiamo avuto anche un incremento di persone in pianta stabile, cioè gente che decide di magari affittare anche case qui a Serra e andare al mare e tranquillamente poi ritornare la sera, mangiare bene, dormire al fresco e godersi quindi la montagna. Serra San Bruno ha le carte in regola per essere una città turistica. Lo è sicuramente, ma è un turismo che vogliamo sviluppare nel modo giusto. Lo abbiamo coniugato oggi nella festa del fungo con il rispetto verso l'ambiente, le escursioni, quindi un turismo slow, lento, che si gode il paesaggio, che entra in contatto anche con i cittadini e quindi non mordi e fuggi o tantomeno soltanto rumoroso. Vogliamo un turismo che apprezzi anche la nostra identità. Il vostro ruolo della politica, ecco, qual è in questo? La politica è innanzitutto costruire reti, perché in Calabria spesso manca questo, la volontà di mettersi fianco a fianco e non in maniera gerarchica, e questo c'è questo tipo di vento che si sente forte e noi a Serra San Bruno vogliamo essere sicuramente un modello per una politica che dal basso riesce a mettere insieme le tante esperienze che vivono ogni giorno il territorio.